È stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città di Bari la fase dei campionati europei maschili in programma la prossima estate a Bari, all'interno del Palla Florio. All'incontro con la stampa, svoltasi alla presenza del sindaco Antonio De Caro e dell'assessore allo sport Pietro Petruzzelli, sono intervenuti Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Fefè De Giorgi, commissario tecnico della nazionale di volley maschile, e il presidente del FIPAV Puglia Paolo Indiveri. Gli europei maschili saranno organizzati da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord e si svolgeranno dal 28 agosto al 16 settembre 2023 in Italia, a Roma, Perugia, Ancona e Bari, con le finali in programma a Bologna. Per me è la prima volta, chiaramente, da allenatore della nazionale che gioca in Puglia, quindi sarà sicuramente una grande soddisfazione, oltre che emozione, è normale, però una grande soddisfazione perché, insomma, la mia storia nasce in Puglia da giocatore, è una storia lunga e quindi sono contento che adesso si possa, diciamo, chiudere un cerchio, no? Di arrivare come allenatore nazionale, giocare un momento comunque importante del torneo europeo nella terra natia. Intanto Bari non poteva mancare dagli europei, sono nuove città, tra l'altro anche tutte città importanti, però è chiaro che Bari, al di là dell'affetto, al di là di quello che ha dato anche alla nazionale in questi anni, ricordiamoci che abbiamo fatto dei mondiali incredibili, abbiamo fatto una qualificazione ultimamente che tutti quanti ricordano, credo che ci siano tutte le condizioni per prendere un ottavo e un quarto di finale, perché sono, diciamo, le prime partite dentro o fuori, quindi abbiamo necessità di avere il pubblico. Intanto, ma soprattutto il pubblico caldo per poter spingere gli azzurri su. Ma la Federazione di Pallavolo in questi ultimi anni ci ha dato la possibilità di ospitare anche dei grandi eventi internazionali ed è sempre stato molto bello. Quest'anno è particolarmente bello perché consegniamo un riconoscimento ai campioni del mondo, alla nazionale che l'11 settembre in Polonia, con un palazzetto di 15.000 persone, ha vinto il campionato del mondo del maschile, del volley maschile. E naturalmente con i debiti scongiuri noi speriamo che si ripetano anche quest'anno per gli europei e noi a Bari ospitiamo 6 partite tra gli ottavi e i quarti e saremo tutti quanti insieme a tifare per la maglia azzurra. Una cosa su cui l'allenatore Fefè De Giorgi è particolarmente attento sui valori della nazionale e sui valori della pallavolo maschile.